Stiamo preparando una partita sul piano fisico e atletico per essere pronti all'impact game contro Roma e soprattutto poterla e doverla usare su tutta la partita. C'è la consapevolezza che Roma è una squadra che sta giocando su due fronti con grandi risultati in Coppa, con risultati dico normale perché non mi trae in inganno la classifica dei 6 punti perché avendo giocato solo 3 partite in casa e 5 fuori, quindi è una classifica in divenire. Questo per ribadire che giocheremo contro una grande. L'altra cosa che cerchiamo di sviluppare è l'idea della provincia, la mentalità, la provincia è la mentalità della capitale, quindi andiamo a affrontare una grande mentalità, una grande cultura della vittoria, prova ne sia le ultime 2 stagioni di Roma e quindi per quello che ci riguarda avremo bisogno di fare ancora un passo in avanti dei tanti passi, dei tanti percorsi che abbiamo compiuto fino adesso. Direi che dobbiamo sviluppare in chiave offensiva la capacità di lavorare su tutti i lati del campo, sia quello forte sia debole, per non dare punti di riferimento a una squadra appunto fisica e atletica esperta che soprattutto nel proprio campo è capace proprio di fare dei break significativi e quindi dovremmo anche lavorare per evitare che ci siano dei break troppo violenti per poterci poi per poter riuscire poi a colmare questi gap. Avremo bisogno di una difesa molto solida, molto fisica e atletica. Avremo dei mismatch non a favore perché hanno giocatori, Jones e Jim, possono giocare indifferentemente da 3 e da 4, quindi possono mettere corpo e atletismo e noi vogliamo dare una risposta sia di orgoglio individuale sia di organizzazione di squadra perché poi la difesa, il punto di partenza della difesa è questa. Per cui ci attendono 40 minuti. Si dice 40, ma poi dopo può succedere che si giocano 3 supplementari di grande intensità, di grande aggressività e di grande concentrazione. Finora avete incontrato, a parte Reggio Emilia, sempre squadre che la domenica precedente avevano perso la loro partita. Cambia il modo di affrontare la settimana, questo sapendo che la squadra avversaria persa si presenterà magari con più affamata per poter riscattare la sconfitta. La fame siamo noi, mi viene da dire, cioè se dovessi pensare che una che ha vinto è meno affamata di una che ha perso, sarebbe riduttivo pensare, quando poi penso alla mia squadra, no, lo sport non è un momento per accontentarsi, lo sport è un momento per avere opportunità e quindi ogni domenica si rinnova l'opportunità. Quindi noi non giochiamo contro la vittoria o la sconfitta, giochiamo contro una squadra che, per quello che vi dicevo prima, ha una sua prerogativa, una sua personalità, un allenatore che ha avuto la possibilità di dare continuità al suo lavoro. Quindi andiamo con la consapevolezza prima di cosa saremo noi in quella partita e di che cosa vogliamo essere noi, perché mi piace pensare che in ogni partita si decide tra quello che vuoi fare e quello che non ti lasciano fare. E poi alla fine si dice, ma questa squadra non l'ha fatto, ma molto spesso c'è la qualità dell'altra squadra che non è, che non ha permesso all'altro team di esprimersi. Quindi noi dobbiamo andare lì per portare sempre il nostro modo di essere. Cioè pensiamo sempre in modo propositivo, nel senso che vogliamo fare un tipo di partita. La sintesi è che vorremmo giocare meglio di Roma alla fine dell'incontro. E quale sarà la chiave tattica della partita? Dove si deciderà, dove potrà decidere secondo te? Due cose, la prima è parlavo di impact game, ma impact quarto, quindi ogni quarto l'impatto sul rientro in campo, che dove siano momenti o potranno essere momenti significativi. Secondo, come riusciremo a colmare il gap dei mismatch che dicevo prima, di chili e di centimetri. Poi la tenuta mentale, dicevo prima, provincia contro metropoli, non in senso numerico, ma in senso di mentalità, cioè quando mentalità della metropoli è esprimere il massimo, essere al massimo, nella provincia è quella sempre invece di dimostrare qualcosa in più. Ecco, quindi dovremmo colmare questo gap di mentalità e avere testa e mentalità dura su tutta la partita.
e nelle ultime settimane c'è stato un netto miglioramento anche di Marcus in intesa con i compagni, avete acquisito anche pericolosità, molta pericolosità nel pitturato, quindi potrete contrastare l'atleticità dei giocatori di Roma, Morgan, tutti i giocatori molto atletici, così può dare molto fastidio a questo punto. No, sorrido perché mi è venuto in mente il pitturato, la battuta era che l'ha verniciato tutta lui la campagna, quindi il pitturato si era creato da solo. No, la battuta è per alleggerire. Marco sta entrando piano piano nella mentalità di una squadra che per 2 mesi aveva giocato senza il suo apporto, per 1 mese e mezzo senza il suo apporto, quindi sta cominciando a sviluppare le dinamiche che ha questa squadra, ci si comincia a conoscere di più dove lui è presente, dove lui vuole la palla, dove lui ci può aiutare, ma c'è un fatto importante che Marco è il primo ad aiutare se stesso e secondo è che la squadra va verso Marco e Marco va verso la squadra, quindi c'è questa continua osmosi tra di trasmettersi fiducia e sicurezza e elementi di crescita. Però vi voglio ribadire che leggo nel fatto del passare di più la palla ai lunghi. Noi la palla ai lunghi la passiamo sempre, ci sono sistemi proprio che devono portare la palla ai lunghi, ma Marco non è un giocatore da 20 palloni, Marco è un giocatore da 7 rimbalzi, 10 rimbalzi, palle recuperate, falli subiti, aiuti, cambi sistematici, blocchi in attacco, pick and roll, quindi un giocatore che completa, arricchisce la squadra, non dovete guardarlo solo con quanti numeri di palloni prende, lui fa giocare molto, molto gli altri, ma insieme a Marco c'è anche Campagna, no? Che si sta rimettendo un po' in ordine dopo l'infortunio, che ci ha sempre garantito gioco all'interno dell'area e anche al di fuori dell'area. Grazie.